L'economia del bel paese sembra ormai al collasso. Le stime Istat indicano nel 2020 una forte crescita, sì, ma della povertà, sia in termini familiari che individuali. La povertà dei nuclei familiari è balzata dal 6,4% del 2019 al 7,7% dell'orribile anno della dichiarata pandemia. Il livello di impoverimento delle persone è passato dal 7,7% al 9,4%. In termini numerici, stiamo parlando di 5,6 milioni di persone ridotte sul lastrico. Il maggiore incremento della povertà assoluta si è verificato nel nord Italia, dove dal 5,7% siamo passati al 7,3%, 955.000 famiglie in totale. L'impoverimento degli operai del nord Italia è passato dal 10,2% al 13,3%, quello dei lavoratori in proprio del settentrione è invece saltato dal 5,2% al 7,6%. Sono i nuovi poveri. Anche i dati sui consumi non differiscono dalla deprimente tendenza. La spesa media mensile è addirittura tornata ai livelli di 20 anni fa, diminuendo del 9,1% rispetto al 2019. Un'altra drastica diminuzione è stata riscontrata per le spese inerenti beni e servizi, meno 19,2%. Restano stabili le spese alimentari e quelle per la casa. Stando all'agenzia ANSA, sarebbero i dati peggiori dal 2005. Trattandosi di stime, i dati Istat saranno sicuramente suscettibili a revisioni, probabilmente peggiorative. L'anno del dragone è solo all'inizio. Un forte segnale d'allarme è quello lanciato dal Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia riguardo agli effetti delle misure restrittive anti-Covid su milioni di bambini in tutto il mondo. L'ente delle Nazioni Unite, pubblicando i dati di uno studio della Oxford Covid-19 Government Response Tracker, evidenzia come almeno un minore su sette, circa 332 milioni di bambini in tutto il mondo, abbia vissuto almeno 9 mesi condizionato dalle misure coercitive, mettendo a repentaglio la propria salute psicofisica. A spiegare questo fenomeno nel dettaglio è Rietta Ford, direttore esecutivo dell'UNICEF, che illustra come la mancata interazione con amici e parenti, una possibile convivenza forzata con un genitore violento, la paura del futuro, abbiano prodotto un duro impatto nella psiche dei bambini. Secondo un sondaggio U-Report dell'UNICEF in America Latina e nei Caraibi, su un campione di 8.000 intervistati è emerso come almeno un quarto di essi avesse avuto disturbi legati all'ansia e il 15% alla depressione. Ad aggravare ulteriormente questi dati, il fatto che diversi disturbi mentali si sviluppino durante il periodo della pubertà, il 75% prima della maggiore età. L'UNICEF, conclude il rapporto, ammonisce come il lockdown abbia lasciato i bambini in balia di situazioni precarie, rischiose e dannose per la salute, tenendo conto che l'autolesionismo è la terza causa di morte nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 19 anni e che nel mondo almeno un bambino su 4 convive con un genitore violento o afflitto da patologie mentali. Il lockdown fa bene all'ambiente, lo dice un articolo del Guardian citando uno studio realizzato dall'Università dell'Est Anglia. Secondo il quotidiano britannico, per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dagli accordi di Parigi del 2015, i lockdown decretati nel 2020 dovrebbero ripetersi ogni 2 anni per il prossimo decennio. Detto in altri termini, per compensare il riscaldamento globale sarebbe necessario ridurre ogni 24 mesi la stessa quantità di emissioni di diossido di carbonio che sono state tagliate durante il primo anno dalla dichiarata pandemia. Lo studio dell'Università dell'East Anglia non suggeriva in realtà di decretare nuovi lockdown per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dalla comunità internazionale. Il blocco dell'economia registrato nel 2020 veniva usato semplicemente come termine di paragone per indicare la quantità di CO2 che andrebbe ridotta per rispettare la tabella di marcia annunciata. Ciò non ha tuttavia impedito al Guardian di pubblicare un titolo quantomeno fuorviante. Un lockdown globale ogni 2 anni è necessario per soddisfare gli obiettivi degli accordi di Parigi, si leggeva in un primo momento sulle pagine del quotidiano britannico. La redazione si è poi vista obbligata a cambiare il titolo dopo aver ricevuto pesanti critiche per i toni eccessivamente allarmistici.
Le elezioni amministrative previste da primavera fino a fine giugno sono state rinviate con un apposito decreto legge del governo Draghi. Gli appuntamenti elettorali che slitteranno sono le regioni calabresi, le suppletive a Siena, il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci in oltre 1200 comuni italiani, tra cui Roma, Milano, Napoli e Torino. Sebbene il decreto non sia stato ancora pubblicato, l'istruttoria del Viminale certifica che la procedura per il rinvio resta solo da formalizzare con il prossimo Consiglio dei Ministri. I motivi di tale scelta sono da ricondursi alle preoccupazioni per i rischi epidemiologici che attualmente fanno registrare una curva di contagio in salita. Il nuovo appuntamento elettorale è previsto nella finestra temporale tra il 15 settembre e il 15 ottobre, anche se sembra già individuato il 10 ottobre, ma se i dati epidemiologici ufficiali seguissero lo stesso trend del 2020, questo periodo sarebbe nettamente più problematico rispetto al mese di giugno e metterebbe l'esecutivo di fronte all'ipotesi di un altro rinvio. Il timore quindi quello di un'autentica sospensione della democrazia a tempo indeterminato. C'è poi la questione della scuola, uno dei settori più colpiti dalla pandemia, che a causa delle procedure di organizzazione dei seggi subirebbe un ulteriore rallentamento delle attività. Tuttavia, anche se il mantra è vietato votare sembra essere uno degli slogan predominanti dall'avvento del Salvatore, le posizioni della variegata maggioranza bulgara che sostiene il governo non sono pienamente concordi, in particolare le forze politiche che in questo momento si sentono ben posizionate nei sondaggi. Il riconoscimento delle emozioni da parte delle macchine sta già permettendo a uno stereo di identificare lo stato d'animo di una persona e in base a questo scegliere quindi la canzone più adatta da farle ascoltare. Almeno in teoria, dato che è perfettamente possibile che individui diversi possano reagire in modo diverso di fronte a uno stesso stato d'animo. In caso di tristezza, una determinata persona potrebbe voler ascoltare una canzone melanconica che sposi il sentimento del momento, mentre un'altra potrebbe preferirne un'allegra per dimenticare i problemi. Non è chiaro se e come l'intelligenza artificiale possa tenere in conto queste differenze. Sembra piuttosto plausibile che le macchine finiscano per offrire soluzioni univoche e standardizzate a ogni persona, favorendo così un appiattimento generale dell'utenza. Al di là della sfera privata, il riconoscimento tecnologico delle emozioni trova un'ampia applicazione in campi come la salute, la lotta contro il terrorismo e la sicurezza urbana. In Cina il sistema è abitualmente usato per individuare possibili malattie mentali o per interrogare sospetti criminali. Nei posti di blocco delle autostrade ci sono già sistemi in grado di identificare gli automobilisti che si comportano in modo particolarmente nervoso. Quando l'intelligenza artificiale segnala un caso del genere, le autorità intervengono e perquisiscono il veicolo per scoprire la causa di questo presunto nervosismo. Il riconoscimento delle emozioni è sicuramente la direzione che prenderà lo sviluppo tecnologico dell'umanità, ha detto al Global Times Ma Qinghuo, capo dell'Accademia di Neuromanagement presso l'Università di Ningbo. Secondo l'esperto, la Cina avrebbe già superato gli Stati Uniti nell'applicazione di queste tecnologie in ambito privato, diversa la situazione in campo militare, dove Washington sembra ancora essere qualche passo in avanti rispetto a Pechino. Il Vaticano era stato chiaro: i vaccini prodotti con cellule di feti abortiti sono moralmente accettabili. Lo aveva detto poche settimane fa la Congregazione per la Dottrina della Fede, l'organismo della Santa Sede incaricato di tutelare la dottrina della Chiesa Cattolica. L'annuncio aveva fatto discutere dal momento che segnava un cambio di tendenza rispetto a quanto detto in precedenza dal Vaticano. Una svolta che non è piaciuta all'arcidiocesi di New Orleans, che pochi giorni fa si è sfilata dalla posizione ufficiale della Chiesa e ha raccomandato ai suoi fedeli di non usare il vaccino prodotto dalla Johnson & Johnson. Secondo il sito LifeSite News, il farmaco in questione sarebbe stato sviluppato usando una linea cellulare derivata dai tessuti di un feto abortito nei Paesi Bassi nel 1985. Per questa ragione i prelati di New Orleans considerano che il vaccino è moralmente compromesso e non vada utilizzato. Una posizione che non solo si oppone frontalmente alle direttive che arrivano dal Vaticano, ma che potrebbe anche mettere in pericolo i piani delle autorità sanitarie della Louisiana, dato che diversi centri vaccinali sono stati abilitati proprio all'interno di chiese. Una web TV divenuta strumento di un nuovo popolo che cresce, che si prepara con consapevolezza ad altre sfide che ci stanno per travolgere. Come se non bastassero quelle attuali. Vogliamo ancora essere la democrazia nella comunicazione che ti rigenera, così che ogni sera durante il coprifuoco tu possa guardare le stelle, sentirti piccolo di fronte alla bellezza della natura, così che tu possa scegliere insieme a noi di fare qualcosa per salvare il mondo dalla follia dei grandi padroni universali che lo governano. Ma scegli oggi,
perché il domani non lo conosciamo purtroppo. Qui sotto trovi le nostre coordinate bancarie. Passaparola. 40.000 euro per gli attuali 27.000 iscritti al nostro canale YouTube non sono molti per un vero servizio pubblico di informazione sui fatti di tutto il mondo e per andare oltre la censura e oltre la menzogna. Ti aspettiamo. Insieme cambiamo il mondo. Dopo innumerevoli titubanze e reticenze, l'Agenzia Europea del Farmaco ha messo in moto le pratiche per una valutazione del vaccino russo Sputnik V, che mediamente richiede 3 settimane di tempo. A presentare la domanda ufficiale è stata la filiale tedesca del gruppo farmaceutico russo Repharm. Sputnik V, secondo i dati pubblicati finora, avrebbe un'efficacia pari al 91%. Mosca ha annunciato che a giugno potrebbe rifornire l'Europa di 50 milioni di dosi, ma secondo quanto riferito dal portavoce della Commissione Europea per la Salute, l'eventuale arrivo dello Sputnik V non ne determinerebbe un'automatica applicazione nella strategia vaccinale dell'Unione, in quanto la decisione finale sull'utilizzo spetterebbe a ogni singolo paese. Dopo le sanzioni degli Stati Uniti su 14 organizzazioni russe, tedesche e svizzere per la fabbricazione di armi chimiche, è intervenuto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha ribadito: «La Russia aderisce rigorosamente alle disposizioni della Convenzione sulle armi chimiche e si aspetta reciprocità dalle sue controparti». Molti anni fa la Russia ha dichiarato e verificato l'eliminazione di tutte le armi chimiche nel suo territorio. Gli Stati Uniti sono invece uno dei paesi che ancora possiedono armi chimiche. Quindi le accuse di Washington contro Mosca sembrano mirare semplicemente a mascherare una politica volta a contenere la Russia, ha proseguito Dmitry Peskov. Le nuove sanzioni statunitensi rimarranno in vigore per un minimo di 12 mesi, a meno che Mosca non fornisca garanzie affidabili e consenta ispezioni in loco da parte di osservatori imparziali, secondo Washington. D'altronde, diceva Gor Vidal, se controlli i media, è fatta. La nostra è una partnership strategica fondata sull'amicizia e la mutua solidarietà. Ma non abbiamo la benché minima intenzione di costituire un'alleanza militare con la Russia. Questo, in essenza, il messaggio rassicuratore inviato dal portavoce del ministro della difesa cinese Wei Fenghe. Pechino, nel suo comunicato, sottolinea che il paese del dragone ha sempre aspramente criticato il sistema di alleanze nordamericano e di conseguenza non intende seguirne l'esempio. Un'alleanza cino-russa contro la NATO non è nei nostri piani. Guardando più a fondo, si evince che Russia e Cina hanno firmato un trattato di cooperazione e amicizia nel 2001, Treaty of Good Neighborliness and Friendly Cooperation, FCT. Il trattato prevede, in caso di pericolo, consultazioni fra i due partner sui mezzi da impiegare per scongiurare il rischio. Le firme del trattato sono dell'allora presidente cinese Jiang Zemin e del già presidente russo Vladimir Putin. A ribadire il concetto è intervenuto dalla Russia Vasily Kashin, uno dei massimi esperti sull'Estremo Oriente. I nostri politici hanno sempre visto di malocchio l'idea di alleanze. Quella degli Stati Uniti, la NATO, è considerata come un'organizzazione obsoleta e poco rilevante. Il nostro modello è quello improntato sull'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Volendo, spiega Kashin, la formulazione del trattato russo-cinese non differisce molto da quella fra Giappone e Stati Uniti, ma ciò che salta agli occhi è che le pressioni nordamericane e occidentali su Cina e Russia sono aumentate a dismisura e parlare di simili alleanze adesso significa intimidire gli avversari. E non è questa la direzione da intraprendere. Dalla Casa Bianca appare una nebulosa dichiarazione di intenti per un dialogo approfondito con le due superpotenze, Russia e Cina. Nei prossimi mesi la nuova amministrazione Biden pubblicherà maggiori precisazioni su come il dialogo sulle armi strategiche dovrebbe concretizzarsi. Nel frattempo, dimostrano i fatti, le aggressioni contro Putin e Xi Jinping passano dalle illegittime sanzioni a tutti i nemici di Washington e dai bombardamenti democratici che annientano la popolazione siriana e fanno carta straccia di tutte le leggi internazionali e delle calpestate dichiarazioni dei diritti umani.
Le organizzazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo non si limitano a salvare gli immigrati che naufragano nel tentativo di raggiungere le coste europee, ma stabiliscono veri e propri patti con scafisti e trafficanti di persone. Queste sono le conclusioni della Procura di Trapani, incaricata delle indagini relative al sequestro avvenuto 3 anni fa di una nave dell'organizzazione umanitaria tedesca Jugendrettet. Le accuse rivolte ai 21 indagati sono gravissime. I magistrati li ritengono infatti responsabili di aver concordato i soccorsi con le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di persone verso l'Europa. I rappresentanti delle ONG indagate avrebbero preso a bordo degli scafisti, spento i transponder delle proprie imbarcazioni per non essere localizzati e comunicato il falso alle autorità marittime italiane. In altre parole, le organizzazioni umanitarie fingevano di andare alla ricerca di immigrati da mettere in salvo, quando invece conoscevano fin da subito la posizione delle imbarcazioni che intendevano raggiungere proprio perché il salvataggio era stato accordato in precedenza. I fatti risalgono agli anni 2016 e 2017 e implicano anche organizzazioni come Save the Children e Medici Senza Frontiere, le cui navi avrebbero accolto gli immigrati trasportati dagli operatori dell'ONG tedesca Jugendrettet. Alcuni filmati mostrano dei volontari mentre riconsegnano agli scafisti alcune piccole imbarcazioni che avevano usato proprio per consegnare i presunti naufraghi a queste famose organizzazioni non governative. È nato il primo robot vivente. Tuttavia, le conseguenze della ricerca con cellule vive non sono prevedibili, spiegano i ricercatori delle università del Vermont e di Tufts a Chicago. Dalle cellule staminali di rane provenienti dall'Africa, i fantascienziati hanno ricreato la vita attraverso l'elaborazione di migliaia di algoritmi che, dai calcoli degli esperti ingegneri informatici dell'Università del Vermont, hanno preso vita grazie ai colleghi biologi dell'Università di Tufts. Una volta dato alla luce, lo Xenobot è diventato la prima macchina vivente della storia. Non è né robot né una specie vivente conosciuta. È un nuovo modello di artefatto vivo e programmabile, sottolinea Joshua Bongard, corresponsabile del progetto e professore del Dipartimento di Informatica e del Centro Sistemi Complessi della nota Università delle Strisce. Questa è la prima volta che si crea un essere vivente dalla A alla Z, scrive il team nel suo studio. È un passo verso l'uso di organismi progettati al computer per la consegna intelligente di farmaci, prosegue Bongard. Si tratta di un percorso per la progettazione di organismi riconfigurabili, spiega Michael Levine, responsabile del team di biologi di Tufts. Il quadro è quello del codice morfogenetico delle rane africane che non sono più rane, ma organismi viventi di altro tipo. Così come i libri provengono dalle cellule degli alberi, ma non sono più alberi. C'è tutta questa creatività innata nella vita. Vogliamo capirla più profondamente. E come possiamo dirigerla e spingerla verso nuove forme, spiega il professor Bongard. Le nuove minuscole forme di vita possono ricercare e allontanare composti sgradevoli o potrebbero essere impiegati per la contaminazione radioattiva, per la raccolta di microplastica negli oceani o viaggiare nelle nostre arterie per raschiare la placca. Passi da gigante, ma verso dove esattamente? Mi vergogno che si parli solo di poltrone, mi dimetto. Con questa frase pubblicata ieri su Facebook, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato le proprie dimissioni dalla guida del Partito Democratico. Zingaretti lascia la guida del PD dopo 2 anni di segreteria, ma non sembra intenzionato a lasciare la politica. In un'intervista sul Corriere della Sera di oggi, alla domanda se intendesse candidarsi a sindaco di Roma, la risposta è stata un no, molto incerto. Il centro-sinistra infatti non sembra aver ancora ufficializzato la candidatura dell'ex ministro Gualtieri per il Campidoglio. L'uscita di scena di Zingaretti dalla segreteria del partito di Via del Nazareno potrebbe dunque essere una mossa meno impulsiva di quanto si pensi, anche se recenti sondaggi che vedono il PD passare da seconda a quarta forza politica potrebbero essere stati la classica goccia che fa traboccare il vaso. Desta curiosità il giorno in cui Zingaretti ha optato per le dimissioni, cioè il 4 marzo, che pare essere una data significativa per il PD. Lo stesso giorno di 3 anni fa il partito, capeggiato da Matteo Renzi, dopo aver avuto nella legislatura precedente la guida di tutti e 3 i governi, subì una storica debacle alle elezioni politiche.